Oggi vorrei parlarvi del libro di Peter Cameron, Che cosa fa la gente tutto il giorno? Edito da Adelphi. Il titolo è sicuramente curioso e per questo motivo non potrà non incuriosire il lettore. Si tratta di 12 racconti che l'autore ha scritto nel periodo che va dal 1984 al 2014. 12 racconti di vita ordinaria, quindi 12 racconti di personaggi slegati tra di loro, ma che hanno un filo conduttore che li accomuna, ossia la sperimentazione del senso di solitudine nella quale, sono immersi. E quindi è facile intuire che anche il lettore non potrà, non essere tirato in ballo in questo tripudio di emozioni. Infatti, leggendo di volta in volta i racconti, il finale è da un lato inatteso, ma dall'altro lato, nel momento in cui viene svelato, pare essere l'unica soluzione possibile, quella che la vita effettivamente può realmente propinare. 12 racconti che potrebbero essere anche definiti 12 istantanee, 12 fotografie, perché in un certo qual modo il modo, la modalità che Cameron ha di coinvolgere il lettore è un po' quello che ciascuno sperimenta nel momento in cui è posto di fronte ad una fotografia, un'istantanea che travolge, lascia perplessi o affascina. Infatti, uno dei racconti del libro, intitolato Una famiglia per bene, trae proprio ispirazione dal fotografo Richard Tashman. Per tutti questi motivi, e per quelli che poi ciascun lettore troverà in una scrittura sicura, e una scrittura sicuramente accattivante come quella di Cameron, consigliamo la lettura di Peter Cameron, Che cosa fa la gente tutto il giorno? Edito da Adelphi. Alla prossima.